buongiorno all'amico Pino Rotta, sociologo di formazione e direttore della rivista Helios Magazine di Reggio Calabria. Abbiamo anche ascoltato delle interviste che ha già tenuto per altri media ed emerge la questione che il virus non ha una risposta solamente medica e sanitaria. E quindi ti chiedo qual è per te la questione intellettuale e politica che pone il virus e la gestione stessa della pandemia. Prego. Buonasera, intanto grazie Giancarlo, mi fa piacere tornare con te a discutere di questi argomenti che, come vedi, sviluppano discorsi che avevamo già fatto anche in passato. Hai parlato bene di questioni intellettuali, perché è da lì che bisogna partire. La questione intellettuale intesa come un confronto aspro, violento, tra due concezioni del mondo, che però paradossalmente hanno lo stesso fine. Sono due concezioni che si confrontano e quindi hanno degli strumenti diversi, ma il fine è uguale. Allora, qual è il fine intanto? E quali sono i protagonisti di queste, diciamo, di questo confronto? Sì. I due protagonisti, diciamo, che sono frontalmente schierati sono gli Stati Uniti e la Cina. Accanto agli Stati Uniti e la Cina, naturalmente, anzi in mezzo agli Stati Uniti e la Cina, ci sta l'Europa, grossi, importanti, come la Russia, l'India, il Sud America, eccetera. La questione intellettuale si pone nel senso che la supremazia della Cina viene imposta attraverso un sistema che non è democratico. La Cina è un paese dittatoriale, per cui ci sono che decidono e mettono in atto delle politiche economiche e soprattutto strategiche in pochissimo tempo. Non è un caso che la Cina, a proposito della pandemia del Covid, non è un caso che la Cina, che appena un anno fa era devastata dal Covid, cioè il Covid, per quello che ne sappiamo, parte dalla regione del Wuhan, e quindi in Cina, e non si sono mai conosciuti i veri numeri della pandemia in Cina, sì. Però sono numeri altissimi. E qual è il paradosso? Oggi la Cina è considerata un paese Covid free, cioè un paese in cui il Covid non c'è più, o almeno ci sono dei focolai, diciamo, circoscritti, ma è anche comprensibile che un paese con 1,5 miliardi di abitanti abbia ancora, diciamo, delle ripercussioni da parte, diciamo, del virus, cioè per quanto riguarda gli effetti del virus, l'espansione del virus. Perché la Cina ha potuto bloccare in meno di un anno l'espansione del virus?
perché ha chiuso con una politica veramente militare, tutti in casa, con un coprifuoco rigido, con l'abolizione diciamo, di qualunque libertà di movimento. Libertà in Cina ovviamente non ce n'è, ma neanche la libertà di movimento, li ha bloccati tutti. Dalla parte occidentale abbiamo assistito a due fenomeni. Il primo fenomeno è stato quello che ci ha visto, a mio avviso, meritoriamente protagonisti come Italia e come Europa, essendo dei paesi democratici, abbiamo dovuto convincere la gente ad accettare le restrizioni della libertà e a adottare uno stile di vita e uno stile anche di rapporti sociali molto limitato. Lo stiamo vivendo ancora adesso. Però noi non siamo un paese dittatoriale, siamo un paese democratico. L'Europa è un paese, è un'Unione Europea e sono un regime democratico. Come sì, siamo riusciti a convincere? Pino, prima di proseguire, una questione che emerge rispetto a questa ricostruzione. Per dire così, c'erano già per te le premesse con la SARS nel 2002 di qualcosa di questa, come dire, di questa direzione, sì, che oggi è esplosa? Certo. Ti chiudo la questione intellettuale per completare il discorso. Allora, nei nostri paesi, soprattutto in Italia, l'accettazione delle limitazioni alle libertà personali è passata quasi esclusivamente attraverso una politica di comunicazione terroristica, che i bollettini della Protezione Civile, che ogni sera da un anno a questa parte ci vengono propinati, scientificamente hanno un valore quasi zero, però dal punto di vista psicologico hanno l'effetto di creare l'allarme, la paura, e quindi di portare la gente a guardarsi, diciamo, a usare la mascherina, a usare i guanti, a non uscire, eccetera. Questo non accade, non è accaduto nel resto d'Europa, che adesso sta invece adottando queste misure, e non è accaduto affatto nei paesi come gli Stati Uniti o come il Sud America, che stanno pagando un prezzo altissimo a questa, a una prima visione negazionista. Cioè, tu sai che Trump e il suo omologo Bolsonaro in Brasile all'inizio, nonostante siano stati colpiti loro stessi, i loro familiari sono morti, i due dei loro familiari sono morti per il Covid, eppure hanno continuato a negare, no? Così come in Inghilterra Boris Johnson ha tirato fuori il concetto dell'immunità di gregge. L'immunità di gregge è un discorso assurdo, ci vogliono anni, bisogna che ci siano, diciamo, almeno un quarto della popolazione sia vaccinato, eccetera. E tu dicevi se era legato alla SARS. Sì, è collegato non soltanto alla SARS, è collegato a quella politica di confronto durissimo, giocato sia sul piano economico che sul piano militare, che la Cina e gli Stati Uniti hanno messo in atto non soltanto dal 2012, ma già da prima, già dai tempi di Reagan, cioè già dai tempi
della politica della globalizzazione, cioè una globalizzazione che doveva aprire le frontiere è stata imposta con la guerra, soprattutto dagli Stati Uniti, con la guerra, prima in Kuwait, poi nei Balcani, poi in Medio Oriente e poi nel Sud Sahara, con tutta una serie di conseguenze che hanno portato a bloccare la politica di espansione dell'Europa verso l'Unione Africana. L'Europa che era ed è una potenza economica, prima del 2005 era una potenza economica, era la prima potenza economica, adesso è la Cina la prima potenza economica, ma dal punto di vista strategico l'Europa è ancora una potenza mondiale. Se si fosse realizzato questo rapporto di sinergia con l'Unione Africana, che ti ricordo è composta, esiste ed è composta da 52 paesi che sono poveri dal punto di vista demografico, poveri nel senso che la popolazione è povera, ma sono ricchissimi dal punto di vista delle risorse naturali e della potenzialità del mercato. Ecco, queste sono le due strategie che hanno strozzato lo sviluppo europeo. Poi diciamo, ci sono anche gli interventi che sono stati fatti dalla Russia, che nel frattempo si è ripresa economicamente ma anche militarmente, e che ha condizionato paesi come i paesi limitrofi dell'ex Unione Sovietica, ma questi sono paesi che sono condizionati sia dalla Russia che dagli Stati Uniti, spesso hanno dei governi fantoccio. E quale chance? Sì. Prego. E quale, come dire, quale chance può avere l'Europa, diciamo, nel mezzo per non, come dire, per non seguire pedissequamente questo schema cino e di risposta americano, quando prima era americano e di risposta degli altri? È chiaro che c'è questo passaggio tra gli Stati Uniti, che erano il guardiano, diciamo, del pianeta, no? Non era in guerra con tutti, ma era il guardiano del pianeta, e questa posizione sta passando alla Cina. L'Europa, come dire, che direzione, se possiamo, che direzione dovrebbe prendere per Giancarlo? Io credo no, io non voglio essere tuo setto, ma per mia natura non sono un pessimista, però credo che noi siamo ancora a metà del guado rispetto a questo scontro, e ancora l'Europa pagherà per molti anni, forse per decenni, questo scontro, perché uno scontro che tuttora è in atto. Basta vedere quanti focolai di guerra ci sono nel mondo, e sono tutti focolai che sono, diciamo, mirati da un lato all'accaparramento delle risorse energetiche, il gas, il petrolio, ma dall'altro lato sono mirate a mantenere una potenza sia economica che militare. L'America adesso ha cambiato il presidente, è un presidente ovviamente diverso nello stile e anche nelle relazioni internazionali rispetto a Trump. Però gli Stati Uniti d'America in politica estera non hanno mai cambiato strategia. User first, cioè i primi sovranisti sono nati in America. L'America è per prima. Quindi che siano democratici o siano repubblicani,
e gli interessi americani vengono per primo. E adesso vedremo, però vedremo quello che succederà, però intanto partiamo già da dati di fatto che fanno vedere la fragilità dell'Europa. Da un lato la Brexit, che comunque è andata in porto, costerà tantissimo nei prossimi anni all'Inghilterra la Brexit, ma poi l'Inghilterra ha un mercato che, diciamo, storicamente non è il mercato nazionale, è un mercato legato molto agli Stati Uniti e molto ai paesi, diciamo, dell'ex colonia. L'Europa si sta scontrando in questo momento con i veti di quei paesi dove, come l'Ungheria, la Bulgaria, la Polonia, ma addirittura l'Olanda, dove ci sono nei parlamenti nazionali ci sono forze naziste, partiti nazisti, che raggiungono, per esempio, in Ungheria percentuali del 25%. Cioè, non ci saremmo mai potuti aspettare a 70 anni della seconda guerra, dalla caduta del nazismo, di vedere risorgere queste ideologie, che ovviamente sono diverse dal nazismo, no? Però non è un caso se rinascono in quei paesi, perché tu sai meglio di me che dove c'è stata una cultura illuminista, quindi l'Europa, i concetti di libertà individuale e di solidarietà sociale si sono affermati, vanno in crisi, ritornano, riemergono, però comunque c'è uno zoccolo duro di questi valori. In questi paesi dove la democrazia non è mai stata conosciuta, mai, neanche dopo l'entrata nell'Unione Europea, i paesi dell'ex Unione Sovietica hanno mai conosciuto una vera democrazia. Il fatto di eleggere dei parlamenti non significa che c'è una democrazia, lo sai meglio di me. Là ci sono dei magnati dell'economia che governano, diciamo, nella forma e nella sostanza. E l'Europa per molti anni ancora si troverà a dover fronteggiare questa situazione. E rispetto alla, come dire, in questa scenografia che in buona parte, diciamo, è anche la mia, e com'è che possiamo intendere una conclusione? Io stesso faccio parte di quelli che dicono: chiusa questa pandemia è una macchina di produzione, ne arriveranno altre. Io identifico la prima pandemia era finanziaria e non era il 29, era addirittura il 1907, che è stata chiamata panico 1907, il virus era finanziario. Possiamo andare ancora indietro? Esatto, sì, potremmo anche andare agli antichi proprio. Tuttavia, insomma, qual è oggi l'esito? Cioè, che funzioni, che non funzioni, ci sarà, cioè noi cerchiamo anche di intendere come uscire di casa, come lavorare, come vivere. Ma io credo, io credo che noi, ti posso? Sì, prego. Io credo che noi avremo ancora 7-8 mesi di problematicità e dovremo convivere con la presenza di questo virus anche quando si sarà trovato il vaccino efficace o i vaccini efficaci. Su questo adesso tu sai che si è aperta, diciamo, una guerra economica molto importante, ma anche qualora, diciamo, si arrivasse ad avere, diciamo,
una buona scorta di vaccini, come dicevo prima, per avere, diciamo, un'immunità veramente consolidata si dovrà vaccinare almeno un quarto della popolazione mondiale. Naturalmente l'Europa avrà, diciamo, un primato subito, abbiamo già iniziato, l'Inghilterra ha già iniziato, la Russia molto azzardatamente ha già iniziato prima, il giorno prima dell'Inghilterra, ma comunque noi avremo, diciamo, la diffusione reale del vaccino tra 8 mesi e un anno. E quindi noi dovremo comunque convivere con il... E quindi sarà una riapertura progressiva? Sarà una riapertura progressiva, ma nel frattempo io mi sono trovato, diciamo, a doverlo dire a marzo, come si dice, cattivo profeta, o nessun profeta in patria, quando a marzo in alcune interviste che ho rilasciato dichiaravo che i veri problemi sarebbero venuti in autunno, perché la pandemia avrebbe causato, e ce l'abbiamo oggi sotto gli occhi di tutti, anche se le televisioni, soprattutto i network nazionali e internazionali, tendono a nasconderli, ci saremmo trovati con lo scontro sociale nelle piazze, perché la pandemia ovviamente ha colpito a livello economico soprattutto le fasce più deboli. Mentre ci sono delle grandissime speculazioni a livello economico. Ci sono alcuni settori, primo tra tutti la farmaceutica, ma anche i settori della telematica stanno facendo guadagni incredibili in questo periodo. Uno dei motivi è il fatto di dover stare in casa e lavorare da casa, ha sviluppato moltissimo le piattaforme di smart working, no? Le piattaforme per il lavoro agile svolto da casa. Qual è, diciamo, la prospettiva? Che questi scontri di piazza sono scontri che hanno... È saltata la linea a me, penso. Siamo, sì. Soltanto in Europa si prevede una perdita di circa 1,5 milioni di posti di lavoro nel prossimo anno, già siamo a circa 800 mila, e non, tu non puoi pensare di avere la perdita di 1,5 milioni di posti di lavoro che ricostruirai in un anno. Tu ti troverai con una massa veramente imponente di disoccupati o di gente che non riesce più a rientrare nel mondo del lavoro e che comunque reagirà, non starà ferma, no? Per questo è importante un rafforzamento delle istituzioni democratiche in tutta l'Unione Europea. L'Europa oggi è veramente il baluardo della democrazia nel mondo. Se noi non diamo risposte, e in questo momento con molta difficoltà l'Europa le risposte a livello economico le sta dando, ci vorrà tempo, però le sta dando, noi riusciremo a contenere, no, la crisi economica nel corso del prossimo anno. Però già cominciamo col dire che già a marzo, quando io rilasciavo quelle interviste, le analisi le ho fatte sulla base di quello che veniva fuori dalla Commissione Europea. Christine Lagarde già a marzo parlava di una perdita del PIL a livello europeo che andava dall'8 al 12%. È ovvio che oggi ci troviamo già al 9% in Italia, nell'Eurozona, ma l'Italia è ovviamente
è un paese più povero rispetto alla Germania, quindi il nostro PIL calerà ancora di più rispetto a quello della Germania. 10%, cioè una crescita che è meno 10%, e recuperarla e far ripartire l'economia non sarà una cosa semplice, non sarà una cosa che si farà in poco tempo. Bene Pino, io ti ringrazio per questa analisi, ci diamo appuntamento ad altre conversazioni, ad altri incontri. Ti ringrazio, io spero di essere presente sul Cahier del Re. Sul Cahier del Re, sul tuo, diciamo, mitico, ormai storico, diciamo, blog, ma anche, diciamo, sì, ormai diciamo, pubblicazioni che hanno fatto, diciamo, hanno lasciato veramente un bellissimo segno. Bene, grazie ancora Pino e i saluti di chi ci ascolterà. Al momento diffonderò, diciamo, sulle mie linee e presumo anche che lo mettiamo su libero.tv, che ho interpellato i loro responsabili, i miei amici. Grazie di nuovo. Grazie a te. In bocca al lupo a tutti, a te e a tutti i nostri ascoltatori, e soprattutto in bocca al lupo a tutti noi che stiamo vivendo questo periodo molto difficile. Arrivederci.